arrivati al Palio d'Inverno, prima puntata del 2021, e noi quest'anno lo abbiamo voluto proprio iniziare da qui, dal cortile del Podestà. Quindi ci troviamo in Piazza del Campo per iniziare questo anno cercando un po' di raccogliere quello che è successo nel 2020, ma soprattutto cercando di pensare al futuro. E lo facciamo parlando oggi, facendo proprio due chiacchiere, diciamo, con Senio Sensi. Ciao. Buongiorno, buonasera a tutti, due chiacchiere in mascherina. In mascherina purtroppo. Siamo un po' tutti uguali. Purtroppo sì, però diciamo così, che dai. Oggi mantengo una promessa, dai, perché quest'estate avevamo parlato, no? Ti ricordi, in trasmissione insieme a Daniele Magrini, e eravamo rimasti di ritrovarci in inverno, durante il Palio d'Inverno, per parlare un po' del 2020, di quello che riguarda il mondo del Palio delle Contrade, anche per capire cosa resta dello scorso anno ormai e a cosa potrà servirci per il futuro, no? E quindi ho voluto proprio iniziare il nuovo anno ricordando proprio quel momento in cui si parlava di questo durante l'estate. Allora, iniziamo subito. Noi abbiamo fatto anche un bilancio alla fine del 2020, ne abbiamo parlato anche con il rettore del magistrato Claudio Rossi, però cerchiamo un po' di fare un bilancio anche da un tuo punto di vista, no? Secondo te cosa rimane del 2020 per il mondo delle contrade del palio, perché noi di questo ovviamente parliamo, cosa le contrade hanno fatto e cosa anche potevano fare magari in alcuni momenti, cioè qual è secondo te un po' il riassunto, no? di questo anno negativo ovviamente al 100%, ma cosa resta poi per anche il futuro? Userei la parola tragico, perché francamente dal punto di vista contradaiolo, se poi allarghiamo il campo, certo, parliamo di tragedie ben più grandi, certo, di questa. Però anche dal punto di vista contradaiolo, meno pagliesco, io lo ritengo sempre un appendice delle contrade del palio, e quindi di conseguenza mi riferisco soprattutto alla mancanza del rapporto tra contradaioli, alla mancanza del rapporto tra vertici e popolo, mancanza della frequentazione da parte dei ragazzi, perché siamo proprio qui a guardare un lavoro che hanno fatto loro. Noi sappiamo quanto sia importante per i bambini, per i giovani partecipare alla vita della contrada, per crescere, per mantenere le tradizioni, per affrontare così, con questo tanto bello spirito senese, la vita. Purtroppo questo ci è mancato quasi completamente, e non poteva essere che così, Veronica. Io non ho nessuna critica da fare, e sono uno anche che qualche volta mi riesce, nei confronti dei vertici di contradaioli, perché è stato fatto il possibile, pochissimo purtroppo, perché vedere il giro, le onoranze, chiamiamole come ti pare, la festa titolare ridotta a una bella messa, ringraziando anche il vescovo, ora anche cardinale, limitata ad una messa negli oratori o poco più, questo francamente ci ha depresso ulteriormente. Ci è mancato anche a noi senesi questo stare insieme, questo vivere con l'orgoglio di tramandare le tradizioni, ma proprio vivere il rione, visto che succede così poco spesso in questo mondo un po' che ci ha allontanato un po' tutti dalla vita sociale della contrada, anche in quei momenti non poter partecipare è stato un dolore profondo, e quindi è mancato il rapporto nelle feste titolari, e poi siamo arrivati al palio dove francamente il disagio di vedere, non è stata estate, ecco, non, a noi ci è mancato l'estate, perché per noi l'estate sì è andare al mare, andare in vacanza, ma per noi l'estate Siena è il palio, gli odori, i colori, la passione, ecco, non ho riconosciuto la nostra estate, è stato un tempo sospeso dove noi non ci siamo trovati assolutamente bene, e non lo so quali potrebbero essere le prospettive. Insomma, questo mi risulta un po' difficile fare una previsione oggi per quello che sarà il 2021 dopo un 2020 così atipico, mi rimane impossibile. Nessuno fa previsioni, è tutto legato alla pandemia, che tipo di estensione ancora avrà. Fuori dall'Italia sta ancora mietendo vittime, anche noi abbiamo dei morti, e questa è la cosa più grave.
oltre all'aspetto economico che tutto questo ha comportato. Per cui ecco, qualche volta c'è anche difficoltà, pur con il dolore di non vivere la contrada, c'è qualche difficoltà a parlare di questi problemi, mentre i problemi sociali, i problemi economici, i problemi della continuità della vita, diciamo, sono pregnanti rispetto all'argomento. Sì, sono d'accordo, anche perché poi parlandone ogni settimana, no? non è semplice, chiaramente, come immaginerai, riuscire chiaramente a parlare anche delle contrade, del palio, in un momento in cui chiaramente tutto questo non c'è stato quest'anno, tutti i nostri momenti tradizionali, e farlo anche in un momento così difficile, dove appunto, come dicevi, chiaramente ci sono problemi ben più grandi. Però comunque ne avevamo parlato anche quest'estate, ricordi, quest'anno sono visti degli elementi che riguardano proprio il mondo delle contrade. Ne abbiamo parlato spesso anche durante il palio d'inverno, proprio mostrando tutte le varie iniziative di solidarietà delle contrade, no? Questo era un aspetto che forse un po' negli anni non si era perso, perché comunque le contrade hanno sempre avuto questo elemento, però magari era messo in secondo piano rispetto chiaramente a quelli che poi sono, no, i momenti per noi più emozionanti, che ovviamente quest'anno ci sono mancati, quindi il palio, tutti, insomma, feste titolari, eccetera. Quindi insomma forse erano un po' stati non dimenticati, però andavano un po' in secondo piano rispetto ai momenti più belli. Sì, erano un po' sotto traccia, nel senso che si viveva la contrada in maniera diversa. Purtroppo questa attività della solidarietà è stata la principale delle contrade, nel senso che importantissimo, abbiamo meravigliato, lasciatemelo dire, il mondo. Il Vescovo stesso più volte ha sottolineato, ha toccato con mano, lui che è particolarmente sensibile al tema della solidarietà, ha toccato con mano quanto sia importante questo aspetto per la vita delle contrade, quindi estremamente positivo. Aggiungerei, dal disegno opposto, purtroppo, nel senso che i bisogni sono aumentati e di conseguenza, certo, le contrade, ecco perché si è visto ancora di più, hanno dovuto far fronte a momenti per molte persone, non solo tra i contradaioli, va sottolineato perché sennò diventa una conventicola, dico non solo per i contradaioli, le contrade hanno affrontato con quello spirito che è tipico, è nel nostro DNA, la solidarietà, la mutualità, l'interesse comune, chiamalo come ti pare. Quindi questo ci ha ancora di più esposto ai giudizi positivi di chi è in buona fede, naturalmente, per questa nostra specialità che il mondo in qualche modo ci invidia, del quale si meraviglia, perché quando venivano qualche anno fa, non molti, venivano i registi per fare dei film o dei documentari, mi occupavo, come sapete, certo, di immagine al Consorzio, sì, Tutela Palio, ecco, si meravigliavano, sì, venivano con l'idea di fare il palio, perché questa grande festa, no, di popolo, questa... Poi le portavi in contrada e rimanevano talmente attratti dalla vita della contrada, per cui insistevano nei loro documenti più sulla vita di contrada, e questo per noi è il massimo, perché a noi interessa veicolare, concordo, l'immagine, sì, della contrada e non del palio. Certo. Il palio si veicola da sé, si vende da sé, purtroppo anche troppo si vende da sé. E quindi ecco questo aspetto che sottolineavi ci ha in qualche modo ha evidenziato ancora di più la potenza dei nostri sentimenti, la potenza della nostra civiltà. Ecco, questo è bene dirlo, perché giustamente l'hai sottolineato, insomma, è stato uno degli impegni più importanti della vita delle contrade. E ne sono fiero, e ne siamo tutti fieri, ovviamente. Sì, te cosa resta per poi il futuro? Ora siamo nel 2021, ai primi giorni del 2021, quindi giustamente, come dicevamo prima, non sappiamo cosa sarà questo anno, perché è impossibile ora affermare quello che succederà. Da poco sono iniziati i primi vaccini, quindi insomma la situazione è ancora molto incerta. Però per quanto riguarda il mondo del palio, delle contrade, no? Sono state tante le iniziative, lo abbiamo detto, di solidarietà, però sono stati anche momenti che non si sono potuti vivere, momenti mancati. Anche, come dicevamo, lo vediamo qui alle nostre spalle per quanto riguarda i bambini piccoli, sì, che poi sono un elemento che preoccupa davvero, esatto, no? Perché forse di più. Cioè il legame, no, tra la contrada e i piccoli, i vari momenti tradizionali, eccetera. Mancando questi momenti, negli anni questo cosa porta? Io mi auguro che tutto ciò finisca e che di conseguenza fin da quest'anno si possa in qualche modo riattivare questo motore, no, che è vitale per il nostro futuro, si scopre l'acqua calda. Ecco,
Se questo non dovesse essere, allora si crea un gap, una frattura tra generazioni e si crea un blocco della cultura contradaiola che preoccupa. Quindi io ritengo che le contrade, soprattutto verso i giovani, con lo spazio che ci sarà consentito, si debbano impegnare, perché sì, noi adulti, gente matura, soffre la presenza della contrada, ma non perde lo spirito di appartenenza. Ecco, il rischio è che, mancando una educazione, una acculturazione dei ragazzi, tutto questo venga emarginato. Questo sarebbe veramente uno dei guai più grossi che potremmo vivere nel futuro, nell'immediato futuro. Poi è chiaro, riprendendo l'attività a pieno titolo, tutto si ridimensiona, però è uno degli aspetti che preoccupa di più a un ex dirigente, ma credo molto di più ai dirigenti attuali, insomma, ecco. Ecco, si va verso una primavera dove, insomma, già sappiamo che saranno anticipate le corse di addestramento, quindi ci saranno quei momenti, ovviamente non sappiamo come, immaginiamo sicuramente con delle limitazioni per quanto riguarda gli ingressi, insomma, non sicuramente come le abbiamo vissute fino allo scorso anno. Quindi quello sarà sicuramente un inizio, sarà però poi una primavera dove si capirà cosa fare, come fu lo scorso anno quando fu appunto deciso di insomma, alla fine annullare i due pali, inizialmente con due date diverse, poi insomma la decisione finale la conosciamo bene, quindi anche questa si prospetta una primavera incerta, no? Cosa, perché poi ad aprile sappiamo iniziano le feste titolari, quindi insomma è un periodo che dà il via a quella che è il periodo più ricco, no? Più importante per le nostre tradizioni. Cosa potrebbe, chiaramente è difficile sapere cosa potrebbe succedere, però quale strada sarebbe, quale strada potrebbero prendere, ecco, anche i priori, i capitani, in un momento, ovviamente l'amministrazione comunale, in un momento di incertezza, perché molto probabilmente la primavera sarà sempre un momento di incertezza. Si deve procedere a vista, in sostanza programmare e poi di giorno in giorno far crescere questa programmazione oppure fermarla. Io ero ottimista, ti ricordi, in quella trasmissione a cui facevi riferimento, sempre su questa emittente, parlai di un palio straordinario a giugno e poi due pali luglio ed agosto. Quest'estate la situazione era molto tranquilla rispetto a quello che è successo poi anche nel settembre e nell'ottobre. Sì. E nell'ottobre e nel novembre. E purtroppo questa mia previsione non sarà... Allora, rimanendo però prima all'aspetto contradaiolo, io mi auguro, ma me lo auguro vivamente con me tutti i senesi, che la festa titolare possa essere fatta nella maniera tradizionale. Lo temo un po', però voglio essere ottimista ancora una volta e dire che con i vaccini, accennati a questo problema anche te, a questa possibilità, con anche i monoclonali che sono frutto della nostra storia, grazie a te, io, e questo non è cosa da poco, si possa riuscire ad avere un minimo di socialità e di conseguenza a fare le feste in maniera migliore rispetto a quelle che abbiamo visto nel tremendo 2020. Io però detesterei, e questo lo dico fin d'ora, poi magari mi adeguerei volentieri, a fare una festa titolare mascherati. Scusa, ti interrompo un po', francamente... il punto è questo, no? Cioè, nel senso, capire fino a che punto poter andare a modificare la nostra tradizione, la nostra normalità, perché se ne è parlato tanto nel 2020, ma secondo me se ne parlerà ancora di più nel 2021. Penso di sì, perché questa è un po' la coda e la conseguenza. Là c'era l'effetto e qui c'è la causa e qui c'è gli effetti. Per cui ho un po' paura che si debba, purtroppo, si debba accettare situazioni che non avresti mai pensato di accettare. Io temo un po' cantare i nostri inni con la mascherina, mi vengono alcuni flash, andare dietro la banda nel rientro, oppure fare visita alle consorelle con gli alfieri, i tamburini in maschera. No, francamente questo non lo vedo al momento, poi forse come sempre capita ti adegui al meno peggio rispetto al peggio. Quindi questo potrebbe essere uno degli aspetti che da verificare, direi passo passo, settimana per settimana. Io mi auguro che il trend dell'infezione cali, se cala il trend dell'infezione e incomincia dare esito la vaccinazione, probabilmente verso maggio-giugno si potrà incominciare a
Oggi sentivo proprio freschissima notizia, si pensa che a giugno 21 milioni di italiani saranno vaccinati, però prima o seconda iniezione, perché c'è anche questo aspetto. Sì, c'è anche questo aspetto. Un altro vaccino che sembra quello italiano, che potrebbe garantire una sola somministrazione. Insomma, ecco perché dicevo si va a vista. Per cui auspichiamo che si possa fare qualcosa di più rispetto a quello che abbiamo fatto un anno per le feste. Per le feste titolari. Sì, anche perché poi c'è un aspetto importante che chiaramente riguarda alcune contrade, tra cui ovviamente le prime, anche, Montone, anche la tua, Oca, quindi Val di Montone e Oca, che sono praticamente Tartuca, Civetta, Giraffa, insomma. Sì, ecco. Però chiaramente in particolare Val di Montone e Oca, certo. Tra chiaramente aprile e maggio, che insomma lì potrebbe essere una decisione anche su cosa fare, nel senso proprio di... Sì, si parte un po' da lì, sarebbe un po' forse l'esempio da dare a tutte le altre 14-15. E questo un po' mi preoccupa. Perché l'anno scorso, ti ricordi, fu deciso chiaramente di valido per tutti. Annullare per tutte, quando magari evidentemente, come dicevamo prima, delle contrade che potevano hanno fare la festa titolare a luglio agosto, forse qualcosa in più potevano fare. Sì, ecco, c'è questo rischio qui. Il rischio sarebbe positivo, per carità, egoisticamente vorrei che si fosse i primi a dare l'esempio in positivo. Può anche succedere che a maggio, a aprile-maggio, non puoi fare pochissimo, a luglio-agosto puoi fare le feste titolari. Non sarei geloso, sarei già contento che questo si potesse verificare, perché vuol dire che si sta uscendo da questo dramma che stiamo vivendo. Quindi ecco perché dicevo procedere a vista, perché non, e per i pali uguale, io non lo so, il palio di luglio e d'agosto va programmato per i fantini, per i cavalli, per tutto ciò che c'è nella macchina organizzativa dietro, va programmato come se si facesse, e chissà che magari questo morbo, no? Questo tipo di, questa bestiolina che ci sta tartassando la vita, come qualcuno dice, possa accadere che alla fine se ne va, indipendentemente dalle terapie, indipendentemente dai vaccini. Se questo fosse, allora si può fare il palio di luglio e il palio d'agosto. Spostare il palio di luglio ed agosto come era previsto per il 2020, ho qualche dubbio, nel senso di fargli diventare il palio di luglio dedicato alla Madonna di Provenzano, fare il palio a settembre. La festa va fatta per il suo santo, dicevano i nostri vecchi, comunque lasciamo perdere. E poi penso sempre a un palio straordinario. Alla fine di questo tremendo periodo, avendo vinto, sconfitto la bestiolina, si possa arrivare a un palio straordinario che diciamo sancisca storicamente che la città di Siena ha vissuto questa esperienza, è finita e ritorna alla propria festa, alla sua festa alla quale tanto tiene. Però ecco, ripeto, per rispondere alla tua domanda, mi risulta difficile oggi, oggi che è il 7 di gennaio, programmare, prevedere che succederà. Certo, no, questo è chiaramente impossibile, però chiaramente uno può anche, la domanda, no, che viene in questo momento è anche dire: si fa un palio magari, nel senso, mantenendo tutte le tradizioni, un po' le domande erano dello scorso anno, del 2020, poi lì chiaramente non c'è stata proprio nemmeno la minima possibilità, oppure si fa un palio con qualche limitazione, è un po' quella la... E anche qui quali tipi di limitazioni, no? Potresti accettare? Che se non si va a prendere, non si va dietro il cavallo quando viene qui, in questo posto qui, viene sorteggiato il cavallo e te non fai il salto per andare a prendere, oppure ti abbacchi e lo prendi uguale, cioè vai dietro tenendo le distanze, non abbracci il fratello contro Daiolo, mi sembra abbastanza problematico. Sì. Poi il palio in Piazza del Campo, che fai? Fai il distanziamento di 1,5 metri ciascuno, le finestre, cioè il palio di per sé è manifestazione che non può che prevedere l'abbraccio, e l'abbraccio è fondamentale nel palio, sempre, ma anche tra gente che non si conosce qualche volta. E se non ti puoi abbracciare, non c'è passione, non lo vivi, non c'è palio. Quindi mi risulta difficile pensare a limitazioni che ci consentono comunque di fare qualche cosa per il palio. Ecco, fare anche un palio, come è successo poi alla fine, ormai 3 anni fa, diciamo, ad ottobre, quindi molto tardi, perché chiaramente più in là si va, più chiaramente speriamo, ovviamente la situazione migliorerà, quindi nel senso, oppure a quel punto, come dicevi la scorsa estate te, aspettare giugno, a quel punto maggio, la primavera del 2022. Per fare un palio straordinario. Chiaramente, sì. Però io, ecco, ne sento la mancanza, sento di più la mancanza della vita di contrada, ma sento anche la mancanza del palio, per cui certo, se laddove c'è una piccola possibilità che il palio rimanga a se stesso, io lo cercherei di farlo, ecco, questo. Quindi però, il prima possibile, dai. Prima possibile, però ecco, diciamo che prima viene la vita contradaiola, prima viene
il rapporto tra di noi, quindi ricreare questo sistema del sangue quasi, no? che tocca tutti i corpi e si soprammette l'uno con l'altro. Io senza la vita di contrada non vedo nemmeno, senza una vita di contrada vera, non vedo nemmeno poi esporsi al palio, insomma. Se si parte da lì, si parte dallo stare insieme, si parte dal vivere la contrada come siamo abituati a viverla, quindi se ecco, non c'è questo, ora, prego scusa. No, certo, chiaramente come dicevi, se non c'è questo chiaramente non c'è... È difficile ci sia il resto, insomma. Certo. Visto che poi iniziamo anche un po' a parlare di regolamento del palio, no? Ecco, la decisione per quanto riguarda le carriere l'anno scorso arrivò a maggio, se sì, non sbaglio, quindi anche quest'anno quello è il periodo. Sì, ritengo di sì, e questo ha una serie di complicanze perché l'allenamento dei fantini e dei cavalli, quindi non si può di certo ulteriormente ritardare la decisione, eventualmente se all'improvviso la situazione migliora si può anche tentare di recuperarla dopo che è stato deciso per esempio un no, ma io lo vedo problematico, cioè il programmare a maggio lo ritengo fondamentale. Se poi si parla di palio straordinario, te sai bene che il palio straordinario con le nuove regole che sono sancite dalla revisione al regolamento che è stata fatta nel giugno del 2019, il palio straordinario deve essere, cioè la richiesta di palio straordinario deve essere presentata all'amministrazione comunale entro il 31 di marzo. Eventualmente per fatti straordinari, e qui ne parliamo come un fatto straordinario, chiaramente può essere richiesto anche successivamente a questo periodo, purché l'evento a cui si fa riferimento sia oltre il 31 di marzo. Quindi rientreremo per un palio straordinario, rientreremo senz'altro nel presentarlo, la richiesta in via immediata dopo il 31 di marzo, per cui a maggio, a giugno, avendo la situazione già chiara, o forse addirittura a settembre, voglio dire, o agosto per settembre, oppure addirittura per l'anno successivo. Sì, come successe per il 2018. Lì abbiamo avuto una fortuna vergognosa, ma questo è un altro discorso. Non sempre la fortuna aiuta gli audaci. Sì. Ecco, quindi questo si potrà vedere. Il regolamento del palio parla in questo senso per i pali. Parliamone un po' del regolamento del palio. Ma come sappiamo sono stati modificati 23 articoli. Due sono entrati in vigore nel 2019 e sono quelli relativi alla preselezione dei cavalli e al contributo economico. E qui vabbè, bene è stato fatto perché una preselezione non obbliga poi il proprietario del cavallo, il cavallaio come si dice noi, ad andare avanti se il cavallo non ha le dimensioni, non ha le caratteristiche per stare in piazza. Quindi questo è positivo. Poi tutti gli altri articoli sono 23, ma non è che ci siano delle grandissime novità, insomma c'è tre mangini invece di due, però poi nel palco, sotto il palco dei giudici, soltanto 20, per cui due. Il terzo diventa ufficiale, mentre prima non era ufficiale. Quello che io aspettavo, e forse non solo io, era un po' una rivoluzione positiva nella giustizia paliesca, cosa che non c'è stata, anzi ci sono stati delle complicazioni dal punto di vista della gestione, perché si è previsto ad esempio per quanto riguarda Contrade e Fantini un ulteriore passo a carico dell'assessore al palio, e cioè un'ipotesi da parte dell'assessore un'ipotesi di punizione, di penalità, come volete, da comunicare alle contrade e ai fantini. Questi hanno 10 giorni di tempo per rispondere, dopodiché se non è soddisfacente la risposta si attua la vera e propria inchiesta nei confronti dei fatti che sono accaduti. A quel punto si ritorna a ciò che era fino a un anno fa. Quindi c'è questo passaggio in più che io non ho capito, che evidentemente complica la gestione della giustizia e che non risolve nessun problema, perché il problema della giustizia paliesca niente altro è che cercare di avere il massimo dell'equità. E questo, è purtroppo è un mio fallino, ma non solo mio, non è mai esistito. Non è che non esista ora, negli ultimi 2 anni o negli ultimi 6 anni, non è mai esistito, perché la Contrada della Torre fece un convegno nel quale fu possibile mettere a confronto
le sanzioni date alle contrarie ai fantini a parità di, diciamo, di reato, chiamiamolo così, e ci sono degli squilibri incredibili. E questo si è mantenuto fino ad oggi, e questa, che io speravo essere finalmente il momento clou per modificare quello che c'era da modificare, non è successo. E quindi abbiamo ancora una giustizia paliesca che è gestita in maniera non trasparente, a fatti assolutamente quasi identici, negli anni hanno corrisposto delle sanzioni completamente diverse, e questo forse non lo rimedieremo mai. La giustizia è sempre fatta dagli uomini, è sempre ovviamente imperfetta, però forse nel palio sono successe delle cose che non hanno assolutamente senso. Speravo che con il magistrato delle contrade e questa commissione formata appunto da alcuni priori, dal comitato Amici del Palio e da alcuni consiglieri comunali partorisse in questo senso qualcosa di meglio. Non è successo, e quindi vuol dire che la materia di per sé è complessa, ma vuole anche dire che non c'è una grande volontà di giungere a una equità quanto più possibile realizzabile. Di bello c'è che ancora una volta le contrade hanno deciso che la giustizia deve rimanere di pertinenza del comune, dell'amministrazione comunale, ci mancherebbe, e qui è confermato che nessuno mai travalicherà questo spazio dove ci troviamo ora, perché negli anni 90, anche negli anni 80, si arrivò fino al Consiglio di Stato, oltre al TAR. Ecco, si è deciso tutti che la giustizia relativa a vicende paliesche è metagiuridica, per cui si rimane nell'ambito del nostro Stato, della nostra Repubblica, se volete. Ecco. Però si poteva fare qualcosa di più. E quindi vedremo nell'applicazione pratica se le mie previsioni, quello che è successo nel 2019, insomma, mi sembra, ha dato dei segnali abbastanza pericolosi, e ci sono state delle risposte da parte dei rioni, non della dirigenza, dei rioni, che sono veramente preoccupanti e pericolosi. Sì, questo è stato uno dei temi di cui si è discusso proprio e parlato di più, ovviamente soprattutto prima del Covid, chiaramente. Beh, quando tutto si è azzerato. Esatto, e quindi è stato sicuramente uno dei temi di cui si è parlato maggiormente, che credo resterà, appunto, come dicevi, anche uno dei temi principali per non appena riprenderemo. Mi piace parlare di queste cose perché vuol dire che ci si avvicina al palio. Esatto, ne parliamo proprio per questo, perché comunque vogliamo vedere, no? Guardare al futuro, e quindi il prima possibile speriamo di tornare a parlare proprio soprattutto di questi temi. Un altro tema di cui si è parlato tanto, ovviamente soprattutto negli scorsi anni, non tanto nel 2020, ma comunque è un tema principale, perché riguarda non solo il palio ma proprio il mondo di tutte le contrade, e poi anche l'immagine, no? Ne parlavi prima in riferimento proprio al consorzio di tutela del palio, che tra l'altro quest'anno ha avuto vari elementi di novità, tra cui chiaramente anche il nuovo sito, quindi insomma ha introdotto alcune novità proprio anche per curare l'immagine, tutta la grande documentazione, il grande archivio delle contrade. Ecco, questo resta credo uno dei temi più attuali per quanto riguarda il mondo delle contrade e del palio. Se mi dai altri 3 minuti ne parlo volentieri. Certo. Perché io sono un tifoso sfegatato del Consorzio Tutela Palio di Siena, anche perché ci ho lavorato qualche 8-10 anni, se non sbaglio, e mi fa un male tremendo vedere come questo organismo, che lavora veramente in maniera splendida e con intensità, venga spesso attaccato come se fosse tutti i mali del palio, e le nostre critiche venissero da un comportamento sbagliato del Consorzio Tutela Palio. Io credo che prima e ora, non è cambiato niente, il Consorzio svolga un compito assolutamente fondamentale per l'immagine da dare nel mondo delle contrade, di ciò che le contrade fanno, ma soprattutto per tutelare le contrade stesse da abusi che ci sono stati nel passato, continuano ad esserci. Sì, si può commettere degli errori, ma ci mancherebbe altro, chi è che non le fa. Ma attaccare le radici del Consorzio Tutela Palio, che è una invenzione di noi senesi, poi estese anche altri a prodotti del territorio,
Ecco, mi fa un male tremendo. Quindi io credo che il consorzio debba essere approvato, apprezzato e aiutato. E queste nuove strutture che si sono date sono fondamentali per raggiungere gli scopi sociali che il consorzio ha. Questo chiama anche, se indirettamente, perché non si tratta solo di questo, cioè delle riprese televisive, chiama indirettamente le riprese televisive del Palio e poi il rapporto con la RAI, perché di questo ormai se ne parla da 20 anni, è sempre un problema che è lì. E mi piace segnalarlo perché? Perché tutti dicono fuori la RAI dal Palio. Negli ultimi anni ha commesso degli errori la RAI incredibili, inaccettabili, perché da una parte esalta il Palio nella stessa televisione, nello stesso network, parla in un programma diverso, attacca il Palio come assassino. È inaccettabile, come è inaccettabile che durante le corse, non è la terra di Siena, no, ma le strade bianche, venga accusata la curva di San Martino. Come, certo. Quindi è inaccettabile, va chiarito questo aspetto. Però le vogliamo o no le telecamere in Piazza del Campo? Cresce il discorso del no? E se cresce il discorso del no, a cosa andiamo incontro? Evitiamo che vengano trasmesse dalla piazza delle immagini che noi non vorremmo mai vedere? Non lo eviti, perché i 10.000 telefonini o 20.000 telefonini che ci sono riprendono ciò che piace loro e viene attraverso i social divulgato ciò che piace. La televisione invece, qualunque essa sia, divulga anche grazie ai cronisti, gli speaker e i tecnici che vengono da Siena, viene fuori un'immagine quella giusta. Allora, non si può eliminare le telecamere da Piazza del Campo, non avrebbe senso. Si può eliminare la RAI? Si può provare. Altre prove fatte in passato hanno dato esito negativo, perché una volta sola è venuto Mediaset e poi non è più tornata, perché questo benedetto Palio è da tanti apprezzato, da altri vilipeso. E allora le televisioni, soprattutto quelle commerciali, non hanno interesse a andare contro chi vede nel Palio, poveretti loro, un'operazione negativa per gli animali. E quindi il problema rimane, io credo, concludendo questo argomento che mi sta particolarmente a cuore, come la giustizia paliesca, non si può fare a meno delle televisioni in pista, si può tentare di evitare che venga la RAI, però pensiamoci bene, perché l'alternativa sono noi, voi, le televisioni locali. Sono in grado le televisioni locali di rifare una trasmissione con tutto ciò che occorre per rendere il Palio così goduto anche da chi deve stare a casa, eccetera. Se questo è, evitiamo la trasmissione a livello nazionale e mondiale, poi ci sono altri aspetti, c'è gli aspetti economici, perché mentre la televisione in Mondovisione ti porta, le televisioni locali hanno bisogno di essere sovvenzionate. Quindi c'è un sacco di problemi che non sono così banali da passare attraverso Facebook o Instagram dicendo fuori tutti, non si fa da noi, chiudiamo le mura. Non ha senso. Quindi, tra l'altro, è proprio un argomento attuale, perché chiaramente è proprio c'è la scadenza del contratto. Quindi c'è, sì, tutto è stato prorogato, per quanto ne so io, è stato prorogato di una, ovviamente. Sì, e speriamo che non debba essere prorogato per un altro anno, perché esatto. Vorrebbe dire che nel 21 sì. Non si fa niente. Però comunque diciamo un argomento che insomma, è urge, bisogna affrontarlo definitivamente una volta per tutte, perché sentiamo nelle assemblee di contrada, vediamo che cosa ne vogliono fare e da questo far derivare una decisione che vada bene la maggior parte possibile dei contradaioli. E non sarà facile, non sarà facile. Allora, siamo in conclusione della nostra chiacchierata, così mi piace chiamarla, in cui abbiamo parlato, penso, di tanti temi. Io ti chiedo un po' un augurio, non tanto soltanto per quanto riguarda chiaramente il Palio, le carriere, e quindi di rivivere i nostri momenti che tanto amiamo, ma per quanto riguarda proprio i contradaioli, le contrade, e quindi cosa possono, diciamo, auspicare per il futuro? Ma tornare a quello che siamo stati e quello che saremo. Tornare prima possibile, e qui ci deve dare una mano qualcuno,
Noi abbiamo, ogni contrada ha il suo santo protettore, no? Vediamo se si mettono tutti insieme, non facendo come fanno con Trataioli o a Torre, che so, Chiocciola, Tartuca, Panterafila, e si mettono tutti insieme e in qualche modo ci diano una mano. Ovviamente la metto sul leggero, ma credo che fino a che non sarà vinta questa pandemia, tornare a essere noi stessi sarà praticamente impossibile. Io ritengo che è un anno, fra un mese è un anno che soffriamo di questa tremenda presenza. Io credo che prima o poi, tutti dicono che ogni pandemia non può durare più di 2 anni, e quindi se vogliamo credere anche agli scienziati, anche tra questi ci sarebbe da fare del distinguo, e qui ci fermiamo. Credo che questo dovrebbe essere l'anno della ripresa, non totale probabilmente, ma di una ripresa significativa, per poi essere l'anno successivo tornare ad essere Siena, le contrade e il palio. E questo forse è anche un auspicio, ma anche qualcosa di più rispetto a una previsione basata su dati scientifici e storici. Ce lo auguriamo tutti, perché senza palio vabbè, ma senza contrada si vive veramente male. E che quindi il 2021 sia un percorso verso... Sì, migliore di quello del 2020, ce lo auguriamo, riuscire a vedere qualche cosa, magari in tarda estate riuscire a fare un palio e vedere i giri, cioè le feste titolari fatte se non come 2 anni fa, ma almeno con qualche cosa che rappresenti davvero ciò che la festa titolare è davvero, e cioè una festa di popolo, una festa di orgoglio da manifestare all'intera città, tutti insieme, abbracciati e cantando. Questo è secondo me la vera festa titolare. Ringrazio Senio Sensi per aver parlato veramente di tanti argomenti insieme, e noi adesso torniamo a parlare di tradizioni, e lo facciamo con la rubrica curata dal Comitato Amici del Palio, tra sacro e profano. Vediamo. In questa parete alle mie spalle, siamo nel lato destro dell'abside della cattedrale, vediamo un affresco dei primi del 1600 di un autore senese famosissimo, Ventura Salimbeni, che rappresenta una specie di pantheon dei santi senesi, al centro del quale vediamo svettare in maniera evidente la figura della nostra Santa Caterina. Caterina è la santa più famosa, possiamo dire, di Siena. Ce ne sono tanti altri importanti, conosciutissimi, anche San Bernardino per quanto riguarda l'ordine francescano, il filone francescano. Santa Caterina, ricordiamoci, era domenicana, una terziaria domenicana. C'è San Bernardo Tolomei per quanto riguarda invece tutto il filone benedettino, monastico benedettino, il fondatore degli Olivetani, e ci sono tantissimi altri santi, come vedete appunto da questo dipinto di Ventura Salimbeni alle mie spalle, santi che hanno testimoniato la fede, la carità, santi che hanno testimoniato con una condotta di vita appunto la radicalità di adesione al Vangelo. Ce ne sono tantissimi a Siena, perché chiaramente sono stati l'espressione di una civiltà che ha fiorito in una maniera del tutto eccezionale a partire appunto dal XIII secolo, dal 1200, la maggior parte di questi santi, fino a tutto il 1400, il 1500. Dopo il 1500 non è che la santità senese finisce, attenzione, ci sono delle figure di santi meravigliose che arrivano praticamente fino ai nostri giorni, ma è interessante come questa santità senese dal 500 in poi si sia declinata solo al femminile. L'ultimo dei santi maschi senesi è San Bernardino, che muore nel 1444. Siena è una città donna anche in questo senso, meravigliosamente donna dal punto di vista anche di fecondità e di sensibilità.
E infatti appunto la santità senese ormai per oltre 5 secoli si è declinata completamente al femminile fino ad arrivare ai nostri giorni, nel secolo scorso, nel XX secolo, nel 1900, sante beate, anche se non hanno il titolo di sante, come la beata Savina Petrilli, ma anche penso a quella che ancora non è beata, lo sarà a breve, lo speriamo, la contessa Piccolomini Clementini. Figure veramente di grande impegno sociale, ma torniamo appunto alla nostra Santa Caterina, alla quale spesso queste sante e beate dei tempi più recenti senesi si ispirano, perché veramente è la santa più famosa che porta il nome di Siena in giro per il mondo nella maniera sicuramente più sublime. E vi garantisco, se andate in giro per il mondo, la maggior parte delle persone sicuramente, quando dite sei di Siena, sì, il palio. Ma ci sono delle zone nel mondo dove il palio forse tutto sommato non si conosce così bene, ma ti dicono sicuramente Siena, Santa Caterina, perché appunto Caterina, non solo per i titoli che ha, che gli hanno voluto tributare i papi nel 1900, patrona d'Italia, compatrona d'Italia insieme a San Francesco, compatrona d'Europa insieme ad altri 5 santi, ma la celebrità, il suo essere famosa è legato appunto ad una figura, al suo essere una figura poderosa del XIV secolo, del 1300, una donna piccola, fragile, di condizione non umilissima, non apparteneva a una famiglia povera, ma nemmeno ad una famiglia che deteneva il potere politico nella città, era una famiglia di piccoli borghesi, diremmo noi oggi imprenditoriale, una borghesia imprenditoriale. Il padre di Santa Caterina sappiamo che faceva il tintore. Caterina nasce nel 1347, gemella di 25 figli, dell'ultimo parto appunto al seguito di altri 25 parti prima di lei. Ci si meraviglia di una famiglia così numerosa, siamo nel 1300, era normale, perché soprattutto per una famiglia cosiddetta imprenditoriale una famiglia numerosa significava forza lavoro, diciamo a costo zero, a costo vitto e alloggio, per cui più figli mettevi al mondo più avevi possibilità di successo appunto economico nella vita. Caterina nasce in questa famiglia, è ben in casa, in Fontebranda, nel 1347, l'anno prima esattamente della grande peste che avrebbe messo in ginocchio la nostra Siena. La piccola Caterina sopravvive alla peste e diventa quella figura bella, fin da fanciulla, devota al Signore, fedele e costante nella preghiera, talmente attaccata ai suoi momenti di preghiera e di introspezione spirituale che fanno preoccupare i genitori, soprattutto la madre. L'APA era arrabbiatissima per questa dedizione, per questa inclinazione di Santa Caterina alla preghiera e alle cose di Dio, perché ne voleva fare, evidentemente lei, bella fanciulla, ne voleva fare una sposa, magari in un matrimonio anche ben interessato che avesse potuto portare prestigio alla piccola famiglia borghese dei beni in casa. E Santa Caterina invece ha nel suo cuore un altro desiderio matrimoniale, quello cioè di consacrarsi come sposa al suo Cristo, e questa sarà la sua vicenda che la porterà, come sappiamo, non stiamo a ripercorrere le vicende di Santa Caterina, sarà la sua vicenda che la porterà appunto in giro per il mondo a parlare e a scrivere ai potenti della terra del suo tempo, non solo ai signori del governo della Repubblica di Siena, qui a Siena, con i quali i rapporti non furono mai così idilliaci, sia chiaro, tant'è vero che alla sua morte non erano così convinte le autorità senesi della sua santità, ci volle un bel po' di tempo, quasi un secolo prima che Santa Caterina dopo la sua morte venisse proclamata santa, e ci volle un papa senese, Pio II, che nel 1460 appunto la volle elevare agli onori degli altari con il titolo di santa. Caterina, famosa per aver riportato il Papa a Roma, essere andata personalmente ad Avignone a dire al Papa di tornare nella sua diocesi, nella sua chiesa di Roma, perché il Papa è il Vescovo di Roma e da lì solo liberamente poteva governare la Chiesa per il bene spirituale dei cristiani. Caterina riesce in quest'opera, accompagna il Papa a Roma e a Roma continua a manifestare la sua vicinanza, a stargli vicino.
E Caterina, infatti, sappiamo che morirà il 29 aprile del 1380, proprio lì a Roma, vicino al Pantheon, in questa piccola casa di terziarie domenicane alle quali lei apparteneva. Era una mantellata, cioè una terziaria, potremmo dire una laica, non era una suora Santa Caterina, era una laica che viveva nella sua condizione di laica la spiritualità domenicana. Una terziaria domenicana che viveva appunto in questa casa di terziarie domenicane, che era il piccolo oratorio di Santa Chiara, vicino al Pantheon, fra il Pantheon e la Basilica di Santa Maria sopra Minerva, dove erano appunto i frati domenicani e lo sono ancora oggi. Santa Caterina morì lì il 29 aprile del 1380, il suo corpo venne portato, venne inumato nella Basilica di Santa Maria sopra Minerva, non sotto l'altar maggiore dove adesso, ma in una cappella laterale, e le sue reliquie vennero contese fra la città di Siena, come dicevamo prima, e la città di Roma. Quando poi fu proprio il generale dei Domenicani, il maestro generale dei Domenicani, che era stato anche suo discepolo e direttore spirituale, il beato Raimondo da Capua, a decretare che queste reliquie venissero separate, la testa a Siena e il corpo rimase appunto nella Basilica di Santa Maria sopra Minerva, dove oggi in quella sistemazione ottocentesca lo possiamo vedere sotto l'altar maggiore della Basilica, in quel sepolcro bellissimo che rappresenta quasi un sarcofago con Santa Caterina adagiata appunto su questo catafalco in marmo che ricopre e conserva le sue reliquie, le reliquie del suo corpo. A Siena la testa invece è ancora oggi ben visibile nella Basilica di San Domenico, dove sono tutte le reliquie principali, quelle più importanti, compreso il dito della mano di Santa Caterina e altre reliquie a lei appartenute, cioè oggetti e ricordi, diciamo, della sua esistenza terrena. Il motivo per cui queste reliquie sono conservate per la maggior parte nella Basilica di San Domenico e quanto appunto la sua figura sia legata all'ordine dei Domenicani è anche il motivo del suo duplice patronato su due contrade. Noi sappiamo che Santa Caterina è patrona non solo della nobil contrada dell'Oca, perché in Fontebranda c'è nata, ma anche della contrada del Drago, perché appunto nel territorio della contrada del Drago sorge la Basilica di San Domenico, dove ci sono appunto le più importanti reliquie di Santa Caterina. E è proprio San Domenico e il santuario in Fontebranda che sono i luoghi che vedono, che fanno appunto da scenario, da cornice nel momento delle feste cateriniane. Noi abbiamo detto che la festa di Santa Caterina è il 29 aprile perché è il giorno in cui lei muore, anzi, come si dice solitamente nel linguaggio cristiano, nasce al cielo, e è il giorno in cui solitamente noi festeggiamo i santi. La festa di un santo solitamente è fissata, non sempre, però solitamente è fissata il giorno del suo, si dice, dies natalis, cioè il giorno della sua nascita al cielo. Caterina morì, nacque al cielo, cioè il 29 aprile, e infatti la sua festa è il 29 di aprile. Però, non essendo patrona di Siena, perché abbiamo detto è patrona d'Italia e d'Europa, è dottore della Chiesa, anche questo grande titolo, ma non è patrona di Siena. Perché? Perché esisteva ormai da 1000 anni Sant'Anzano come patrono, non potevano dopo 1000 anni certamente toglierselo di torno e mettere Santa Caterina come patrona. E quindi Santa Caterina viene festeggiata da Siena, viene festeggiata in quel contesto delle celebrazioni appunto o feste cateriniane, però non solitamente il giorno del 29 aprile, ma la domenica successiva, la domenica diciamo più vicina al 29 aprile. Queste feste cateriniane, che naturalmente vedono la partecipazione delle nostre contrade, ecco perché parliamo delle feste cateriniane, non solo vedono la partecipazione, ma le nostre contrade, possiamo dire, fanno da protagoniste alle feste cateriniane, prevede un omaggio la mattina al santuario di Santa Caterina, dove c'è solitamente un cardinale inviato dal Papa in rappresentanza del Papa, proprio per dimostrare il bene che ancora oggi il Papa vuole a Santa Caterina e la grande considerazione che ha di questa santa, appunto patrona d'Italia e d'Europa. E c'è un rappresentante del governo italiano, perché Santa Caterina, appunto essendo anche patrona d'Italia, è un momento importante, è una figura importante anche per la nostra nazione italiana.
E c'è questo omaggio con l'accensione del cero, di vari ceri votivi a Santa Caterina, nel cortile del santuario, nel portico del santuario di Santa Caterina, e l'offerta da parte di un comune del territorio dell'arcidiocesi di Siena, l'offerta dell'olio per la lampada votiva. La lampada votiva è una lampada che arde tutto l'anno davanti al crocifisso di Santa Caterina, il crocifisso che le conferì le stimmate. Siamo dentro il santuario, guardando l'altare dentro il santuario di Santa Caterina, sulla destra vedete una grande lampada d'argento con dei soldati su questa lampada, proprio sul bordo di questa lampada, perché fu regalata proprio nel 1939 dai militari italiani alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale, quando Santa Caterina fu proclamata patrona d'Italia. Fecero questa raccolta i soldati per votarsi a Santa Caterina, perché appunto li proteggesse dall'imminente pericolo e soprattutto donasse all'Italia la pace. E ancora oggi questa lampada appunto arde con l'olio che viene donato ogni anno o da un'istituzione negli ultimi 10-15 anni da un comune solitamente della diocesi di Siena. Dopo poi il cardinale che viene mandato dal Papa presiede la sua messa nella Basilica di San Domenico, e il pomeriggio c'è un momento molto molto bello, importante, che purtroppo non è conosciutissimo da tutti, che è quello della benedizione a Siena, all'Italia e all'Europa, in Piazza del Campo con la reliquia di Santa Caterina. Viene portata in processione dalla Basilica di San Domenico fino in Piazza del Campo la reliquia del dito di Santa Caterina, che è conservata vicino alla sua testa. Questa reliquia viene posta appunto su un palco davanti al Palazzo Pubblico, al centro di Piazza del Campo, e davanti a questa reliquia sfilano, in rappresentanza dell'esercito italiano, alcuni reparti appunto militari, e sfilano soprattutto e sbandierano le nostre contrade. Ci sono discorsi di convenienza, il rappresentante del governo, il sindaco di Siena, e il cardinale impartisce questa benedizione al rullo dei tamburi, allo sventolio delle nostre bandiere, impartisce questa benedizione appunto a Siena, all'Italia e all'Europa. Vabbè, dai, mettiamoci anche il mondo, perché poi alla fine Santa Caterina vuole bene a tutti. E questa è questo è lo schema delle feste cateriniane che ogni anno, sempre in condizioni normali che speriamo di recuperare, viviamo appunto nella domenica più vicina al 29 di aprile, festa di Santa Caterina, non patrona di Siena, ma compatrona d'Italia e compatrona d'Europa, santa importantissima, indipendentemente dal fatto che sia patrona di solo due contrade e che le altre 15 abbiano altri patroni, però di fatto è una santa importantissima per la nostra città di Siena. Il Palio d'Inverno torna la prossima settimana in studio e noi vi ringraziamo per averci seguito, e buon proseguimento di serata.